Le notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Voliamo nell'Alessandrino, lo facciamo ogni settimana con Alex Sala e vi portiamo al castello di Casale Monferrato perché c'è un weekend che ci attende il 18 e il 19 giugno dedicato al comics. Ci facciamo raccontare tutto dal vice sindaco di Casale Monferrato, nonché assessore alle manifestazioni, Emanuele Capra. Benvenuto, ben trovato su GRP. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, parlavo del castello di Casale Monferrato che sta per ospitare comics, Casale Comics and Games, giusto? Esatto, il 18 e il 19 di giugno. Casale Comics è la sua quinta edizione, ma mai un'edizione è stata grande e completa come quella di quest'anno. Ma ho visto che ci saranno un sacco di cose, tra l'altro quella che a me ha colpito di più tra le tante, tipo il palco con i cosplay, con insomma addirittura i Lego, l'area shopping e via dicendo, c'è addirittura un escape room ma all'interno proprio del castello, giusto? Nei sotterranei del castello, cioè... non solo all'interno, nei sotterranei del castello, quindi è una cosa assolutamente particolare da provare. Cioè l'escape room, ricordiamo, è quel gioco tra virgolette che insomma ti consente, anzi che devi in qualche modo risolvere per poter poi trovare la via di fuga. Quindi farlo nei sotterranei di un castello secondo me è sicuramente magico, perché probabilmente i sotterranei nascevano proprio per quel motivo, no? Per tenere la gente segregata, mi immagino. Esattamente. Ma non sarà solo quello, insomma ci saranno mercatini, ci saranno presentazioni librarie, ci saranno ospiti, ci saranno autori, case editrici, insomma sarà per gli appassionati e non solo un weekend assolutamente imperdibile. Poi ci saranno i cosplay, che sono tutti i personaggi reinterpretati in barba al caldo, ecco, che fa di cose, questi ragazzi appassionati sono pronti a mettersi a indossare maschere, vero? Vero, con sfilata a un certo punto del pomeriggio all'interno della città, quindi sfidando veramente ogni problema climatico. Vero, e poi una mostra dedicata a Sergio Leone. Sì, sì, sarà tra l'altro il fil rouge di tutta la mostra quest'anno, e noi abbiamo il nostro Mauro Galfre, che è un casalese doc, grande appassionato di western, di Tex, di Bonelli, eccetera eccetera, e insomma curerà e organizzato questa grande mostra di Sergio Leone, con un sacco di particolarità, un sacco di cose da venire a scoprire. Allora c'è l'area dedicata alla famiglia, l'area gaming per giocare, ma anche i Lego, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, mi sembra di capire. Esatto, poi la novità è che quest'anno oltre al castello è talmente tanta la roba che hanno organizzato i ragazzi del Comics che ci sarà anche il Mercato Pavia, che è la struttura che c'è a fianco, che ospiterà tutte le aree di vendita. Quindi super gigante. Super gigante, mamma mia, mai così grande. Ci sono già i biglietti disponibili sul sito casalecomicsandgames.com. Io ovviamente ringrazio il vice sindaco di Casale Monferrato per averci già portato il weekend del 18 e il 19 a Casale, così vi abbiamo già dato idea. Emanuele Capra, per essere stato con noi, grazie. Grazie a voi, buona giornata a tutti. GRP.